Il news è presentato da Tiziano Garrese, Made in Italy, a Fano, in via Giorgi. Freddo e Malanni, un mix mortale per un 77enne fanese deceduto questa mattina a Santa Croce. L'uomo è stato ricoverato ieri sera in pronto soccorso per quella che inizialmente poteva sembrare un'ipotermia. Nella notte le sue condizioni sono peggiorate e dopo essere stato trasferito in rianimazione, questa mattina è morto. Il magistrato ha ordinato l'ispezione cadaverica. Incendio questa mattina alle 11 in via Garibaldi. Le fiamme, divampate probabilmente a causa del malfunzionamento di un quadro elettrico, hanno danneggiato il negozio d'abbigliamento Nenè e il centro estetico Girasole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. Mattia Tarsi ha tenuto un discorso per la presentazione del club Forza Silvio, andato in onda su Sky TG24. Una volta sceso dal palco, l'esponente azzurro è stato abbracciato e ringraziato dallo stesso Berlusconi. «Sono stato davvero onorato», commenta Mattia Tarsi, «di essere stato scelto per spiegare e dare la mia visione politica sul rilancio di Forza Italia». Non possiamo non commentare ancora una volta l'operato dell'assessore Silvestri, che continua nei suoi cambiamenti casuali e situazionalisti, cercando di indovinare la combinazione giusta con qualche colpo di fortuna, come se il traffico di una città fosse un cubo di Rubik. Samuele Mascherin di Sinistra Unita commenta così i nuovi cambiamenti della viabilità di Via Nolfi. Il news è stato presentato da Tiziano Garrese, Made in Italy, a Fano, in via Giorgi.